Bene, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti questa sera. Prima di ringraziare voi, però volevo ringraziare il Cinema d'Azeglio che ha dato fiducia al sottoscritto e anche agli attori locali che hanno scelto di partecipare, o meglio, sono stati scelti per partecipare al film Volevo nascondermi. E il ringraziamento a voi è per essere presenti qui questa sera, ma non è soltanto un ringraziamento, è anche un dirvi bravo. Bravo perché? Perché avete, diciamo così, sfidato quello che è il periodo che tutti quanti stiamo vivendo, scegliendo di venire a vedere una pellicola che veramente ne vale la pena. Volevo nascondermi, non tanto per noi, per la nostra presenza, quanto perché se sono arrivati già quattro premi, non sono arrivati certo a caso. Tra l'altro, i miei colleghi che tra alcuni istanti vi presenterò sono stati tutti quanti a Berlino, dove è stato premiato questo film con l'Orso d'Oro, anzi d'argento per la precisione, però vale come Orso d'Oro perché è comunque il massimo livello, lì non è che c'è oro, argento e bronzo. Allora, qui di fianco ho con me Ligabue, un Ligabue piccolino, come vedete, il Ligabue bambino. Questo film sarebbe brutto dire che ha consacrato Elio Germano, perché Elio Germano nei panni di Ligabue ha veramente raggiunto il massimo, però già da prima aveva fatto vedere di che pasta era fatto. Ma anche il nostro Ligabue piccolino non è mica male. Cioè, lui è stato per la prima volta sullo schermo proprio con Volevo nascondermi. Però ha già fatto anche un'altra presenza, ha già quindi due film al proprio attivo e quindi insomma, considerato che ha una decina d'anni, se non ho studiato male la sua già fulminante carriera, dicevo se non l'ho studiata male, insomma già due film a 10 anni, tutto sommato non è male e bisogna fargli i complimenti. Quindi complimenti e un applauso di incoraggiamento. Allora, Leonardo Carozzo, per la prima volta nello schermo. Come è stata questa esperienza? Come è stato entrare nei panni di Ligabue? Quanto lo hai studiato? Perché alla tua età è importante studiare per tutte le cose, no? Sappiamo perfettamente che per crescere bisogna studiare, però tu hai dovuto studiare anche questo personaggio o lo conoscevi già? E poi, se non ricordo male, ha anche qualche similitudine con lui per quanto riguarda perlomeno le passioni. Per questo film è stato molto bello farlo, poi per le similitudini praticamente tutte, perché anche a me piace disegnare, poi stessa cosa mi piacciono gli animali. Io Ligabue non lo conoscevo, l'ho conosciuto grazie al film. Poi mi sono anche un po' appassionato perché negli ultimi 2 anni mio padre ha fatto anche molte ricerche su Ligabue e mi manda sempre dei video su Ligabue. Tra l'altro, l'altro giorno abbiamo fatto così, un evento similare, non c'era la presentazione del film, ma eravamo alla mostra di Ligabue e il nostro Leonardo aveva dimostrato di conoscere alla perfezione delle opere, tant'è che la tua preferita non era esposta lì, giusto? Anche se non è Sì. vero, dillo, praticamente faccio una brutta figura, mi raccomando. Va bene, senti un po', allora, le difficoltà maggiori che puoi aver incontrato per questo film, oppure tu con la tua freddezza glaciale sei riuscito a battere tutte quante le emozioni e hai espresso il top? E mi hanno aiutato anche molto le persone che riprendevano, che facevano, che avevano il microfono e tutte queste altre cose. Mi hanno aiutato, poi in una scena dell'acqua hanno riscaldato l'acqua per poi cioè buttarmi la faccia in acqua, perché se no era gelata. Quando ci sarà quel momento, mi raccomando, un applauso per Leonardo perché sarà fondamentale per, insomma, farsi immergere nell'acqua, insomma, in questo sacrificio
È stato abbastanza importante. L'ultimissima cosa, il rapporto con il regista, tra l'altro Giorgio Diritti vi saluta tutti quanti, l'organizzazione ovviamente ha fatto presente al regista di Volevo nascondermi di questa nostra iniziativa e ovviamente manda un saluto a tutti voi ringraziandovi per la presenza. Ti chiedevo del regista, rapporti, come professore, peggio, meglio, insegnante. Allora, da quando ho finito il film non ci siamo più parlati, però per fare il film era stato gentile, si faceva capire nelle cose che dovevo fare ed era stato molto gentile, molto bravo. Perfetto, allora di nuovo chiedo alla platea un bel applauso per Leonardo Carrozzo per la prima volta sugli schermi e come dicevamo era Ligabue da bambino, ma prima di arrivare ad Elio Germano c'è stato poi un'altra sorta di via di mezzo e chiedo a Leonardo di dare il microfono a Franco Lirici che nel film ha interpretato uno dei dottori, diciamo, Certo. perché in realtà di dottori ce n'erano due, uno, insomma, che è apparso anche nel trailer. A proposito di trailer, scusate l'autocitazione, ero presente anch'io con quello che era diventato un po' il tormentone, grazie al quale, o per colpa del quale, scegliete voi, sono qui su questo palco, cioè con Malesa, far solo delle bestie, che insomma aveva provocato una certa reazione di Ligabue, poi la vedrete, poi ovviamente applausi anche per il sottoscritto, non ci sarà quel momento lì, così come applausi per tutti gli altri quando appariranno. Franco, tutto un applauso, altrimenti insomma, cioè, ci vuole, il calore è molto importante. Allora, Franco, dicevo, tu hai visto un po' invece il Ligabue intermedio e l'hai visto anche bene, perché da dottore, insomma, l'hai visitato, l'ho visitato. quindi insomma, l'hai visto anche un po' nudo, non so se Lo questo vedrete, lo spettacolo com'era. vedrete. Sì, buonasera a tutti intanto. Sì, io sono Franco Lirici, ho interpretato la parte del dottor Carli, che è stato il primo dottore praticamente che ha visitato Ligabue giovanissimo, quando è arrivato dalla Svizzera. Tutto malconcio, magrissimo, denutrito, eccetera, e non aveva casa, non aveva ricovero. E il dottor Carri l'ha visitato e poi l'ha ospitato praticamente nella struttura che c'era Gualtieri fin da allora. Quindi pensiamo, siamo negli anni 20 circa, perché comunque Ligabue è nato nel 1899, lui lì aveva, quando l'ho visitato, aveva circa 20 anni, quindi eravamo lì a ridosso degli anni 20. E quindi Emilia, secondo me ci fa onore, avevamo già abbozzati i servizi sociali, perché appunto c'era questo ricovero di cui almeno un tetto e un piatto caldo Ligabue l'ha trovato. Dopo lui, vabbè, è scappato, si dice, dal ricovero, perché era un'anima libera, era uno che stava più su conto ed è andato in riva al Po. Niente, io ho fatto semplicemente un casting come tanti. L'ho fatto insieme a un mio amico che ha voluto a tutti i costi che lo accompagnassi perché la sua compagna l'ha obbligato a farlo. Io non volevo Microfono andare. più vicino Franco Sì, perché esatto, soprattutto scusate, questa parte scusate. che al pubblico interessa molto. Scusate. Io sono andato a questo casting e tra l'altro mi sono divertito tantissimo perché mai più avrei immaginato che andava a finire così. Quindi parlavo con le persone, scherzavo, eccetera, l'ho preso molto alla leggera. E niente, alla fine è successo che il mio amico non l'hanno preso e hanno preso me, previa una telefonata alla quale io proprio non volevo, cioè non volevo rispondere, ho risposto, però l'avevo preso per un call center e l'avevo quasi trattata male e mi sono fatto negare. Dopodiché lei dice, ma come? Lei mi dice che Franco Lirici non c'è, ma come fa a rispondere a questo numero? Allora ho detto, beh, sono suo fratello, tanto per dire qualcosa e per troncare. Beh, va bene lo stesso, guardi. Dica, allora, suo fratello ha partecipato a un casting circa 10 giorni fa e la produzione lo vuole vedere. Ho detto, no, calma, calma, sono io, sono io. E allora così mi ha detto tutto, se volevo, lei voleva sapere se io accettavo una probabile parte in questo film. Io sono stato, ma neanche, ci ho pensato neanche tanto, in realtà. Ho detto, ma sì, facciamola, ma sì. Mi divertirò anche lì. Tanto dicevo, capirai se mi chiamano in compagnia bella. No, invece no, è andato così, mi hanno mandato il copione con le mail
e mi hanno fissato, cioè dovevo studiarlo, poi dopo mi hanno fissato un appuntamento con il regista e dopo sono susseguiti tutta una serie di appuntamenti, tipo il costumista, il parrucchiere, il truccatore e soprattutto quella che ha fatto, una mi ha telefonato e mi ha detto: devi venire perché devi firmare il contratto. E dopodiché ho detto: ma come il contratto? Capirai? Invece no, proprio sono stati serissimi, la Palomar è veramente organizzata. Hanno fatto proprio un contratto come un attore vero e proprio, un contratto di 9 pagine, tra l'altro, dove c'erano tutte le clausole che dovevo rispettare, insomma. E così è stato. Niente, arriva il momento del set, ero un po'. Boh, non sapevo bene di cosa si trattasse, avevo letto qualcosa, però. Niente, mi vestono. Arrivo là, naturalmente la tipa subito mi ha detto: oh, bene, bene, c'è già il tuo camerino pronto. Dopodiché ha detto: ma come il camerino? E faccio ben senza del camerino. Invece no, avevo proprio un camerino personalizzato, col mio nome scritto fuori in caratteri cubitali. Un camerino perfetto col frigorifero, col bagno privato. Questo tanto per dirvi come sono organizzati, come ci hanno trattato veramente. Niente, mi hanno vestito, mi hanno portato sul set in due. Io ho detto: ma non c'è bisogno che mi accompagnate, lo so dov'è, perché è la Guastalla, non mi perdo mica. Fa: no, 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 ti portiamo noi. Avevo paura che scappassi, chissà. Non so, niente, arriviamo là e c'era un set aperto precedente al mio, dove appunto dirigeva, e ho dovuto aspettare un attimino perché questa scena si era prolungata tantissimo, non tanto perché fosse lunga, ma in quanto le prove che Diritti faceva fare erano proprio tante, tantissime. Io ne ho contate 44. Io avevo, a quel punto veramente non ne potevo più, ho detto, sentivo Diritti che un pochino, pur essendo una persona molto tranquilla, molto serena, la voce un pochino si era alterata, ho detto: mamma mia, vado dentro, è nervoso, io non sono attore, premesso, io non sono attore, non ho mai fatto niente, e mi fa provare 50 volte, io non reggo, insomma, che devo fare, ero lì per andare, ma volevo sfogarmi con qualcuno, parlare, ma non si poteva perché c'era un silenzio di tombale, proprio non potevo parlare con nessuno. Se avessi avuto uno dei ragazzi vicino, gli dicevo: guarda, io vado, trovate un altro perché non ce la fo. Niente, tra l'altro, quella scena lì che ha girato, io non so se nel film ci fosse, non ho capito. Diritti mi chiama a un certo punto per dirmi due parole. Lui è stato molto, 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 molto sintetico, molto breve. Mi ha detto: guarda, non aver paura. Invece avevo molto paura perché ho detto: qui faccio la figura del cavolo, è inutile, stai tranquillo, ti hanno preparato bene, come dice, ti hanno preparato bene, sei proprio il dottore che io volevo. D'altronde avevo un vestito della sartoria Tirelli, quindi probabilmente sarebbe stato bene chiunque. Ecco. Tu stai tranquillo, devi solo ascoltare bene quello che andrò a dirti e seguire le indicazioni che ti dà il personale che troverai sul set. Che infatti sul set c'è un sacco di persone, non avete idea di quanta gente c'è dietro al cinema, una cosa pazzesca. E niente, è andato abbastanza bene, mi ha fatto penso provare 8-10 volte, penso non di più. Le prime erano di prova, da quello che ho capito, poi a un certo punto mi hanno microfonato e di lì ho capito che dovevo fare seriamente. E così è andato. Cioè, io, per me è stata un'esperienza molto importante, perché è stata la prima. E anche, soprattutto perché ho visto un mondo, ho visto cosa c'è dietro il cinema e soprattutto mi sono sentito proprio trattato bene, proprio rispettato come un attore importante. Ecco. E per me è stato proprio una cosa notevole, lo rifarei anche domani. E a questo punto io lo consiglierei anche soprattutto ai giovani, potendo, se capita, fatelo perché non tanto per questi 5 minuti di celebrità o di visibilità, chiamiamolo come vogliamo, proprio perché vedi come è organizzato il lavoro e vedi il rispetto che ci deve essere per tutti, dalla persona più modesta, che ha il compito più modesto, alla persona più importante, perché veramente tutti, 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 tutti sono importanti, anche la signora che veniva a tamponarmi la fronte per il sudore, veramente, se non ci fosse stata, si sarebbero viste le gocce di sudore. Quindi per me è stata un'esperienza positivissima.
Grazie, un bel applauso a Franco Lirici. Lo abbiamo convocato proprio perché conosciamo anche l'emozione che trasmette quando ripercorre quelle che sono state appunto emozioni che abbiamo vissuto tutti noi attori tra virgolette un po' dilettanti, ma tra di noi c'è anche un attore professionista che è Fabrizio Careddu, che tra l'altro in questi giorni a Parma ha anche un corso di teatro, facciamo un piccolo spot. Oh, piccolo, questa è un'ottima idea, piccolo spazio pubblicità, cambio merci, ovvero gratis. Sì, tra l'altro voglio salutare e ringraziare i miei allievi che sono qui stasera, una rappresentanza dei miei allievi, grazie. Bene, dicevamo appunto, abbiamo sentito le emozioni del dilettante, ma questo film anche per te è stato molto importante perché nell'ambito così di un percorso, di una carriera di un attore ci sono momenti sì e momenti meno sì, diciamo così. E qui c'è stato un po', come dire, una sorta di punto di svolta, no? Assolutamente sì, dunque... Come hai anticipato, nella carriera di un attore arriva sempre un momento tragico, il momento in cui il telefono non squilla più, perché a volte non è chiaro, perché si fermano dei cicli, si esauriscono delle situazioni, perché hai detto di no a una cosa che ti sembrava non ti portasse avanti nella carriera e invece ti sei fermato. Possono succedere tante volte, non ti metti d'accordo per una cifra, però c'è poco lavoro e quindi ogni lasciata è persa. Era successo anche a me in quel periodo. Io a un certo punto ho avuto, come dire, la crisi dei 50 anni, che era un uomo, io l'ho avuto prima, l'ho avuto a 35, e ho fatto un colpo di testa, ho detto basta. Dopo 20 anni di mestiere, ho detto un po' meno, 15 anni di mestiere, ho detto basta. Dopo le tournée con la Melato, dopo Camera Caffè, dopo tanta roba, ho detto basta, mollo. E ho cambiato mestiere. È stata dura, durissima, di più di dura. E ci ho provato lavorando 10 ore al giorno, anche di più, il sabato compreso. Ci ho provato con la gente che mi diceva: te sei matto, cosa diavolo fai, quella disgraziata, la mia compagna che non ne poteva più, diceva: ma Fabri, ma sei matto, cosa stai facendo? E ci ho provato, ho preso 20 kg la nostra parte si mangia bene naturalmente. sì, era che l'unica soddisfazione era il cibo, dermatite da stress eccetera eccetera. E poi un giorno finalmente una casting di Bologna che mi fa lavorare ogni tanto, ho fatto con lei anche con Leandro, ho fatto lo spot della Santal, che ho girato qui a Parma tra l'altro in via Farini, mi chiama e dice: Fabri, era una domenica, stavo andando da mio figlio che vive a Modena, stavo uscendo di casa, mi manda un messaggio e dice: Fabri, fermati, qualunque cosa tu stia facendo fermati, ti mando 3 scene, girale subito in casa, self tape, e rimandamele. Ma No, stanno già girando. L'attore che faceva questo ruolo, il regista gli ha fatto fare 2 scene e ha capito che non era il suo ruolo, lo mandano via e cercano l'attore nuovo, e te sei perfetto, fidati. L'attore che mi ha mandato via ero io, ma no, era un altro attore. E niente, mollo tutto. Per fortuna avevo in casa il vestito che avevo usato qualche settimana prima per fare Peppone a Brescello, perché sono attualmente il Peppone in carica, e l'ho indossato e ho girato le scene con il mio coinquilino, che è mio cugino e fa ruspista, che si era appena alzato dal telefono e ha detto: Mauro, mettetele a seder, quante diga che sei, te di ma Cesarina, villa mia, e basta. Se abbiamo girato sta scena, lui è stato impeccabile, e le abbiamo mandate subito alla mia casting. Sono salito in macchina e non ho fatto in tempo ad arrivare da mio figlio a Modena, che mi hanno chiamato. Il giorno dopo ero a colloquio con diritti e il giorno dopo ancora ero sul set. È stata un'esperienza straordinaria, proprio per la straordinarietà, l'eccezionalità della cosa, come si è presentata.
mi ha fatto capire che dovevo tornare a fare il mio mestiere, infatti così è, grazie al cielo, i 20 kg ancora non li ho persi, ma insomma, piano piano. E, lunedì 5 riapriamo il Peccato Lab, che è il mio corso di teatro che tengo a distretto cinematografico al Cinghio, a Officina Arti Audiovisive, davanti al cinema che mi fa concorrenza, scusa, ma è davanti, non è quello. E niente, tutto va bene. Penso di aver avuto la grande fortuna di avere a che fare con un attore straordinario che è Elio Germano, che stimavo da sempre e che è sempre stato un punto di riferimento attoriale, e non solo, anche morale. Però la fortuna grande di averci avuto a che fare in due o tre scene che vedrete e che io considero molto, molto belle, molto, molto accalorate, molto sentite, e averci avuto a che fare in questo ruolo in cui dà veramente il meglio e la prova, come dire, il premio di Berlino. Grazie a voi. Dovete sapere che Ligabue aveva anche una fidanzata. Io intanto mi sposto di qua perché così al limite, cioè, aveva una fidanzata, aveva una simil suocera, diciamo così. E allora intanto vogliamo sapere se hai baciato Elio Germano o meno. Non lo possiamo dire prima del film, quindi ti salvo per questa volta, anche perché altrimenti tua mamma acquisita, chiaramente la mamma nella finzione cinematografica. Tu stai in piedi perché sei arrivato tardi, quindi per punizione, mica per altro, perché sei più giovane, l'abbiamo fatto per quel motivo lì. Allora, dicevamo, è una mamma, come vedrete poi nel film, insomma, abbastanza severa, perché Ligabue, poveretto, ci provava, lei era lì per cedere, avrà ceduto, non avrà ceduto, quello vedremo nel film, e quindi è andata un po' così. Va bene, allora sentiamo da Francesca Manfredini, appunto Cesarina, il racconto un po' di come è andata sul set, insomma, con Elio Germano. Buonasera a tutti, io sono la mia prima esperienza cinematografica, non avevo mai avuto esperienza nel campo della recitazione, nessuna recita nemmeno quando andavo a scuola, quindi per me era una cosa totalmente nuova. Ho fatto il casting per scherzo, perché ce l'avevo dietro casa, ho letto sul giornale che c'era questo casting e tutti partecipavano, ho detto vabbè, proviamo. E sono andata lì, ho fatto questo provino, avevo circa 200 persone davanti quel giorno, e al che mi sono spaventata perché avevano detto che probabilmente non li avrebbero nemmeno selezionati tutti perché c'era troppa gente. Quindi sono andata a casa e sono ritornata alla sera per vedere se la fila si era un po' sfoltita. Fortunatamente sì, anzi il mio numero era passato e quando sono arrivata lì ho detto se mi volete fare bene, altrimenti vado a casa, non c'è nessun problema. Invece mi hanno accolto e mi hanno detto no, tanto uno più uno meno, vieni pure. Mi hanno fatto due foto di rito, ho chiesto il numero di telefono. Tra l'altro ho chiesto molto frettolosamente perché stavano già chiudendo e mi hanno fatto appoggiare il foglio sulla schiena di una persona e fatto scrivere il numero. Tant'è che io mentre andavo a casa ho detto ma chissà se l'avrò scritto bene perché il mio numero finisce con un 0, ho detto magari ho scritto un 6, cioè lo 0 non l'ho chiuso bene, non si riesce a capire. Poi dentro di me sempre dicevo vabbè ma tanto poi non mi chiamano che mi sto a preoccupare. Proprio non ci pensavo nemmeno più. Mentre invece un mese e mezzo dopo, quasi, mi chiamano una sera e mi dicono il regista ti vuole conoscere, devi venire a Guastalla in un locale dove noi adesso ti spieghiamo una parte che devi studiare e devi recitare questa parte in dialetto davanti al regista. Ho detto vabbè, proviamo. Mi presento lì e recito questa parte che mi avevano affidato. Io sempre convinta di andare lì come comparsa, perché io ho fatto il casting come comparsa. Lui invece, il regista, una volta provata questa parte, mi dice sei molto espressiva, sei andata molto bene,
io lo guardo come per dire mi stai prendendo per i fondelli, cioè non ho mai recitato in vita mia, sto recitando qualcosa per me totalmente sconosciuto, perché io Ligabue non conoscevo bene la sua storia, sì l'avevo sentito nominare, ma però non avevo mai approfondito la sua vera storia. Quindi insomma mi sono trovata un po' così, non capivo se faceva sul serio o se lo faceva per spronarmi. Comunque lui mi ha detto adesso poi devo visionare altre persone, quindi non lo so come andrà a finire, nel caso comunque che non ti scegliamo per questa parte ti va bene fare la comparsa. Io ho detto certo, sono venuta qua alla fine a fare il casting per quello, quindi mi va benissimo. E poi invece alla fine passano altri 15 giorni e mi chiamano per la prova vestito. E lì si è aperto un mondo, perché mi hanno chiamato in una sartoria dove in 10 minuti mi avevano già confezionato diversi abiti su misura e il regista faceva sempre delle foto con questi abiti addosso. E il giorno dopo mi hanno detto la parte è tua. E io non sapevo se ridere o piangere, perché appunto, cioè addirittura sul grande schermo, cioè non pensavo di essere all'altezza di questo compito, anche perché appunto recitare a fianco di Elio Germano non è una cosa che capita a chiunque, quindi insomma avevo paura soprattutto di sbagliare. Per fortuna sono riuscita a stare tranquilla il giorno del debutto. Elio era di fianco a me, mi ha messo subito a mio agio, mi ha detto vai tranquilla, vedrai che non succede niente se sbagli, può capitare, anche perché poi capiva la mia situazione che non avevo mai recitato. E quindi insomma mi sono fatta coraggio, e poi soprattutto tutto lo staff mi incoraggiava, proprio mi diceva vai, vai, non temere. Poi insomma mi sono lasciata andare, per fortuna è andato tutto bene. E sto bacio? Possiamo rovinare la sorpresa. No, anche perché dopo altrimenti la mamma qua, via la mascherina, Daniela, sì. Daniela Rossi, giusto? Sono Daniela Rossi, sì. Wow. Buonasera. Buonasera. Ah, ce l'ha. Sì, vabbè. Perfetto. No, sempre ce lo siamo scambiati. Allora, com'era questa figlia? Un po' impertinente o no? No, in realtà no, era abbastanza. Era brava. Invece di Gabue non era un buon partito, insomma. Sì, mi dispiace nel film. Scusi. Vai. Mi dispiace nel film che ho dovuto maltrattare Ligabue, ma era la mia parte. Ma volevo sempre salvare mia figlia, perché secondo me non era un po' anziano, non andava bene per lei. Ma solo perché era anziano, però aveva iniziato a mettere insieme anche un po' di soldini alla fine. Se poi avessi saputo che diventava famoso, certo, glielo avrei lasciato sposare. Ma allora non ci vedevo chiaro. Niente, che io non sono un'attrice, e ho partecipato per caso. Mia figlia ha mandato delle foto per lei, perché avevo letto sul computer. Figlia qui in prima fila. Qua in prima fila, la salutiamo, Silvia. Silvia saluta il pubblico. E lei è colpevole. Deve essere l'attrice, poi l'attrice mancata, quello che è successo nel film. Voleva solo a lei fare una comparsa, non è che pretendeva di fare l'attrice, anche lei, anche se lei non è attrice neanche lei. Dopo 2 o 3 giorni mi ha chiesto, mamma posso mandare anche la tua di foto? Ho detto sì, sì, mandala pure. Fanno quest'alla dei provini, ho detto no, guarda, non mi sento di andare a fare delle file chilometriche. Il giorno dopo ho visto sul Resto del Carlino tutta la fila che c'era, che avevano fotografato, non capirai, ma se io facevo tutta quella fila lì che non ci prendono poi di sicuro, perché ho detto quanta gente ci sarà a Guastalla, a Gualtieri per fare delle comparse. Io poi immaginavo che se anche mi avrebbero scelto dovevo solo magari applaudire, io mi vedevo che applaudivo mentre mi passava, sempre che mi avessero scelto, quando era diventato famoso che aveva già fatto dei quadri. Invece così non è stato. Dalla foto mi hanno chiamato e mi hanno detto se potevo andare a fare un provino a Guastalla. Io sono andata, ma sempre con l'idea che manco mi avrebbero preso. Mi hanno fatto dire quelle parole che c'era sul copione,
che dovevo urlare. Quando gli applausi, quando la vedrete, gestisce questa bella osteria che ci dovrebbe magari anche l'osteria. Dovevo urlare e poi mi dicevano più forte, fin forse che avrò urlato forte come, come dovevo fare. Allora mi hanno preso, insomma, dopo qualche giorno mi hanno chiamato e mi avrebbero preso. E solo che a casa io non riuscivo a... Mi scappa da ridere perché ora di cena i miei figli mi interrogavano, ma io la parte manco mi andava nel cervello, dicevo, ma come farò? E infatti il primo giorno, Chuck si gira, c'ho Elio Germano davanti a me, dico due parole e poi mi blocco, ho detto ecco, quello che sospettavo è accaduto. Invece dopo sono partita, dopo mi hanno detto, sembri una macchina da guerra, dopo vedrete, quando poi divento cattiva, cioè è stato solo magari i primi 10 minuti che mi sono bloccata, dopo sono partita e oh, non aspettatevi che non ho fatto una gran parte. Però insomma qualcosa ho fatto. Sono abbastanza significativo. Quando poi ho visto il mio nome sul cartellone, ho detto ma cavolo, ma loro sono diventata attrice. Attrice non sarò mai, sono una povera, anzi spero tra un po' pensionata, sono una povera insomma casalinga. Grazie di tutto e buona serata. Allora, questo è stato soltanto l'antipasto, dopo la visione del film avremo a disposizione quelle 2 o 3 ore per raccontarvi le nostre esperienze, voi sicuramente sarete qua ad aspettarci. Va bene, no, comunque al di là di tutto, è un evento molto particolare, direi unico nel suo genere, di solito vengono ospitati gli attori principali, vengono ospitati i registi, però queste storie di vita credo che lasciano dentro di noi sicuramente qualcosa e anche dentro di voi, e grazie per averci ascoltato e grazie al Cinema d'Azeglio per averci dato questa opportunità e complimenti a tutti i nostri attori. Scusate, io proponevo un applauso anche, scusate, proponevo un applauso anche per Gabriele, che stasera è stato bravissimo, lui ha fatto una parte importante, molto bene, molto importante. È stato molto carino a organizzare. Quindi... ne approfitto anche per specificare una cosa. Oggi sul giornale hanno scritto, sono presenti gli attori parmigiani. In realtà, come avete ascoltato, sono leggermente di là dall'Enzo, ma questo è un altro discorso. Insomma, sapete che ogni tanto nel parmigiani piace impossessarci, no? L'abbiamo fatto con il formaggio, eccetera, eccetera. Lo facciamo anche con gli attori. Beh, io no, Parma, però. Esatto, lui è a Parma. Noi siamo reggiani. Anche se l'altro giorno, quando gli ho detto sei parmigiano, mi ha detto io sto a Sant'Ilario. Vivi a Parma, allora, era parmigiano, giustamente. No, comunque appunto uno ce l'avevamo, poi va bene, sottoscritto, quindi insomma alla fine, vabbè, cosa abbiamo perso? 3-2, ma ci può stare. No, ma lei era l'abito, quindi abbiamo parlato. Allora, di nuovo grazie a tutti voi per la pazienza, per averci ascoltato, per aver sentito le nostre storie. Adesso gustatevi veramente la proiezione di questo film, che merita. Merita. Grazie.